Salve ragazzi, adesso vediamoci l'esercizio 2B, sempre una sintesi del compito di farmacia che io ho nominato A del 23 febbraio 2018, quindi sempre di Cagliari. E si partiva da un bromuro acilico, questo, che è un bromuro di esanoile che reca in posizione 4 e 5 i due gruppi metilici, quindi è un bromuro di 4,5 di metil esanoile. Come ben sappiamo, al pari dei cloruri, circa, questi sono i derivati importantissimi, più reattivi, possono subire, per esempio, una alcolisi, utilizzando un alcol per formare un estere, una monolisi, utilizzando un'amina per ottenere un'amide, ma possono reagire anche con la base conjugata di acido carbossilico per dare che cosa? Con un bromuro acilico, per esempio una anidride. E a questo punto sappiamo che trattando questo bromuro con quest'alcol avrei ottenuto appunto un estere, quindi lo scriviamo qui sotto. Scriviamo l'estere che si viene a creare, è chiaramente un estere di tipo metilico perché sto usando il metanolo. Se avessi utilizzato etanolo avrei ottenuto un estere di tipo etilico. È comunque anche questa una sostituzione nucleofila acilica. A questo punto, se dobbiamo nominare questo estere, sappiamo che qui c'è un metilo e un metile, quindi sarà un, lo scriviamo in rosso così è più 4,5 di metil. Abbiamo 6 atomi di carbonio della catena principale e quindi sarà un 4,5 di metil esano atto di metile. Quindi 4,5 di metil, 6 atomi di carbonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esano atto di metile. Quindi un estere di tipo metilico. Seguendo questa linea, sappiamo che utilizzando degli agenti riducenti molto potenti come energici come litio all'ominidruro, forse uno dei migliori, questo estere può essere trasformato in alcol primario. Quindi la struttura dopo questa importante riduzione sarà quella che ci porta semplicemente a che cosa? A un alcol di tipo primario, partendo appunto da un estere. Attenzione che non avrei potuto ottenere lo stesso composto se avessi utilizzato sodio boroidruro, non avrei potuto ridurre l'estere. Con litio all'ominidruro sì, e si riduce ad alcol di tipo primario, nominando anche quest'alcol. Quindi questa è una riduzione, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo sempre due metili in posizione 4 e 5, in questo caso sarà un 4,5 di metil esanolo. In realtà posso scrivere anche l'1, anche se è in posizione 1, ma poteva anche solo scrivere esanolo, eh? Ok? E andando a vedere invece da questa parte, so che questa è una semplicissima ammonolisi, quindi andrò a creare sempre una amide. Questa catena rimane sempre appunto uguale, quindi metile metile. Andando a numerare avremo sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. In questo caso sarà quindi un pochino N metil, solito discorso. Anche in questo caso avrei potuto scrivere anche un altro nome e poi lo scrivo. 4,5 di metil. E vado sotto perché qui non ci sto più. E 6 atomi di carbonio, esanamide. Badate bene che avrei potuto fare anche un'altra cosa, avrei potuto scrivere, essendo i sostituenti metile, 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 avrei potuto scrivere N,4,5 trimetil esanamide, non sarebbe stato sicuramente sbagliato, non è un nome ambiguo per cui lo potevo comunque scrivere anche così. L'ultima cosa da vedere su questo esercizio è appunto questa, la sintesi di un'anidride partendo da un derivato acilico come il bromuro acilico, poteva essere anche un cloruro. Utilizzando acetato di sodio, quindi la base conjugata è sempre una sostituzione nucleofilacilica che vado ad ottenere
questo composto. Vi scrivo in rosso quello che sto mettendo in più, questa porzione quindi. Quindi questo lo lasciamo così, mentre in rosso vi vado a inserire questa porzione che sarebbe questa. Ok? Quindi abbiamo CO, CH3. Va bene? E lasciando inalterata tutta l'altra porzione, come al solito, no? Non è che quella non viene in nessun modo toccata. Va bene? Allora, il nome è U-Pack di questa anidride, in realtà notiamo bene che questa, sostanzialmente, se la guardiamo così, che cos'è? È un'anidride di tipo acetico, quindi metteremo sicuramente alla fine acetica per dire che è un'anidride acetica, però dobbiamo anche inserire l'altra porzione della catena. Quindi cosa vuol dire? Che l'altra porzione della catena avrà 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomi di carbonio con 2 metili legati in posizione 4, 5, quindi un nome adeguato per questa anidride sarà per esempio anidride 4,5 dimetil esanoica derivata sempre dagli acidi carbossilici, e metterò per esempio tra parentesi acetica. In sostanza sto dicendo che questa anidride è un'anidride acetica per questa porzione, ma l'altra porzione è anche 4,5 dimetil esanoica, quindi è un'anidride 4,5 dimetil esanoica acetica. E questo è un nome U-Pack che si può comunque accettare per descrivere la nomenclatura U-Pack di questa anidride. Quindi anche in questo caso avevamo soprattutto che cosa? Sostituzioni nucleofilaciliche con una riduzione, quindi alcolisi, riduzione dell'estere per ottenere l'alcol primario, ammonolisi per ottenere l'amide e la reazione con l'acetato di sodio col bromuro acilico per ottenere la anidride. Queste erano le sintesi del compito A. L'esercizio successivo sarà il 3, che era un po' particolare, legato a tutta la stereochimica e le reazioni stiriche di diversi composti. A prestissimo ragazzi, se vi è piaciuto il video come al solito, se avete delle critiche da fare perché non avete capito qualcosa o altro, fatemele senza nessun problema, io accetto anche tutte le critiche del mondo. A prestissimo!